Ferrarini di Castelfranco Emilia, Virtus Castelfranco e Massese appaiate a quota 6 punti in classifica si affrontano nel quinto turno del campionato di Serie D. Tazzioli finalmente ha diverse soluzioni da poter scegliere. In campo dal primo minuto Taddeucci, a rientro dopo le 3 giornate di squalifica. A centrocampo, al posto dell'infortunato Ceciarini, fiducia al giovane Tozzi. Tra i locali, Chezzi deve rinunciare dall'inizio alla punta Varallo. Cominciano bene gli apuani al quinto, destro di Mammetti, primo intervento decisivo di giornata per Gibertini che respinge. 2 minuti dopo, azione di Taddeucci, Gibertini blocca a terra. Al 12esimo, primo squillo dei padroni di casa, diagonale di De Vecchis fuori di poco. Al 15 d'ora, sinistro di controbalzo incrociato di Taddeucci, fuori di un nulla. È un vero e proprio forcing. Al 17esimo la sfida tra Taddeucci e Gibertini si ripete ed ancora una volta è l'estremo difensore emiliano ad avere la meglio. 60 secondi dopo la possente punta puana ci prova dalla distanza, ma Gibertini è insuperabile. Al 34esimo Angelotti, spostato sulla fascia sinistra, crossa, supera Gibertini, ma il pallone si stampa sulla traversa. Un minuto dopo il portiere locale nega la gioia del gol a Mammetti che da centro area aveva incrociato di testa sul palo lungo. L'ultima stoccata è della Virtus Castelfranco con la conclusione dal limite dell'area di De Vecchis fuori di poco alla destra di Sannino. Si va a riposo sullo 0-0 che sta molto stretto ai bianconeri. Ad inizio ripresa la Massese passa in vantaggio. Sugli sviluppi di una respinta della difesa Bartolomei crossa sul secondo palo, Angelotti riesce a servire a centroarea di porta Mammetti che di prepotenza fa 1-0. Secondo sigillo in campionato per Giacomo Mammetti. Al 23esimo la squadra di Tazzioli, sfruttando una disattenzione del pacchetto arretrato emiliano, raddoppia. È Taddeucci con un preciso pallonetto sulla disperata uscita di Gibertini a realizzare il primo centro in maglia bianconera. La Massese controlla senza rischiare molto. Tuttavia l'entrata in campo di Formato aumenta la pericolosità degli uomini di Chezzi vicini alla rete in almeno 2 occasioni. Rete che arriva a recupero scaduto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Taddeucci ferma con un braccio un colpo di testa di Tammaro dopo l'uscita errata di Sannino. L'arbitro amabile accorda il rigore ed inevitabilmente espelle Taddeucci alla seconda espulsione in 2 gare giocate con la Massese. Dal dischetto De Vecchis spiazza Sannino e manda in archivio la gara. Al Ferrarini la Massese batte 2-1 la Virtus Castelfranco e sale a 9 punti in classifica. Nel prossimo turno i bianconeri se la vedranno con il Forcoli, oggi sconfitto in casa dalla Lucchese.